Patrick! Andiamo, ragazzi, prendete un gelato. E anche il mio gattino. Salta, Patrick! No, la macchina fu eliminata da una creatura ancora più tremenda, proveniente dalle profondità dell'oceano. Certo. Bene, abbiamo perso di nuovo la macchina. Lascia perdere la macchina. Dov'è la strada? È lì la strada. Dov'è la strada? Questo Ada, buio, Ada, Ada, Ada. Dopo aver colpato, SpongeBob e Patrick decisero di gettare la spugna. Ah, e buttare lo SpongeBob di sotto. Cosa stava succedendo a Bikini Bottom? Plankton aveva trasformato Bikini Bottom in Planktopoli. La vista della città convinse i nostri eroi a proseguire verso Città della Conchiglia. Shell City. Per i uomini piansero come poppanti. Ma qualcuno era sulle loro tracce. Senza perdere tempo, ecco, la principessa Mindy elaborò un'idea migliore e i nostri eroi diventarono veri uomini e marciarono verso l'insidioso abisso. Vediamo l'abisso allora, che cosa ci nasconde noi che abbiamo i baffi. Caduta rocce. Per raggiungere Città della Conchiglia dovrete attraversare... Io lo ripeto, è incredibile pensare che questo sia un gioco PS2. Cioè, per carità, si capisce. Però è incredibile. È incredibile. L'unico passaggio nell'abisso è sul fondo. Ma per raggiungerlo dovrete prima scendere lungo questo scivolo e superare i mostri marini. D'accordo. L'abisso è molto profondo. È molto buio. Questi baffoni finti. Ma tranquilla, Mindy. Noi ora siamo uomini e i mostri marini non ci fanno paura. Certo, come no? Questo è lo spirito. Ora scendete più velocemente possibile. Sì, signora. Ma ecco, appunto, dicevo, dobbiamo scendere davvero? Ecco qua. Ma ok, le piante si possono rompere, ma non nascondono assolutamente nulla. Mi devo ricordare che abbiamo il doppio salto con sta roba. Ma che palle. Dai, in realtà questa è stata ingiusta. Questa qui è stata ingiustissima perché ha smesso di girare quando ormai ero già sopra. Non avrei potuto capire qual era finché non si fosse fermato. Ciao, mostri. Fen, ciao ciao. Dai, SpongeBob, sei un uomo, su. Smetti di rompere le balle. Eccoci qua. Calmo. Bella però sta zona, mi piace. Un po' mi dà una vibe di Dark Soul. Mi ricorda un po' Ilium Lois. Ma cazzo, l'avevo schivato. Ecco. È esattamente quello che speravo di evitare. Speravo di finire sull'altra pista, in realtà. Lì c'è, ci sono altri bilancieri. Tipo, qua sotto noi possiamo scendere. Gira, bravo. Ma più che altro, scusami. Calmo. Ecco, esatto. Magari troviamo un forziere andando di qua. O magari abbiamo tagliato la strada, non lo so. 5 punti. Non lo so se abbiamo fatto bene a fare quel taglio, eh. Lo scopriremo solo avanzando a questo punto. Eccoci. Calmo, qui. Ripeto, non so se abbiamo fatto... Calmo, calmo. No, troppo. Vabbè. Per fortuna rispawniamo qui. Gira! Devo... Gira! Allora, calmo. Valla a prendere un pelo più piano. Vabbè, non ci serve andare sul trampolino, credo. Posso vedere la mia roccia da qui? Oh, aspetta. È giù.
Ecco qua, col cavolo che me la faccio sfuggire il trampolino. Magari troviamo il forziere per davvero ora. Sai che mi sa che prima non abbiamo tagliato la strada, ma semplicemente, cioè nel senso non abbiamo trovato uno shortcut, ma abbiamo solamente tagliato il percorso. Perché qui c'è un forziere e ce ne sono tre, madonna. Di sicuro l'abbiamo missato. L'abbiamo missato sicuramente. Che poi ste strade, finché non le fai, secondo me, più volte, nel senso devi farti il ritorno per questi livelli, non puoi sapere dove c'è un forziere e dove no. Posso vedere la mia roccia da qui? Non è vero. Siamo da tutt'altra parte rispetto a casa tua, Patrick, mi spiace. Mi sa che dovevo andare su sto giro, eh? Non lo so, chi se ne frega. Forse non ha neanche senso chiedersi dove andare. Lì, per esempio, dovevo salire, mi sa. Un medico? Medic! Ai! Da quanti anni che non gioco a Team Fortress? Mamma mia! Mi è venuto sto flash assurdo. Ma io se gli vado contro a questi... Ok, li uccido, perfetto. Ciao! No! SpongeBob, cacchio! Cavolo. È scivolato. Vabbè. Per fortuna respawniamo vicini. E anzi, possiamo uccidere di nuovo questi tizi per prendere altri bilancieri. Sono un sacco di punti loro, eh. Arrivando! Allora, di qua. Di qua. Al centro. E l'ultimo di qua. Perfetto. Checkpoint, anche se non è vero. L'altra volta che siamo caduti non siamo respawnati dove c'era il checkpoint. Che cavolo. Capisco che la difficoltà di questa zona, però non me lo puoi far fermare all'istante prima che scendo. No, sicuramente l'abbiamo missati almeno uno. Forse ce n'è ancora un altro di forziere, ma non ci giurerei. Magari li abbiamo missati tutti e due. Ecco fatto. Di sotto, dai. Forse lo troviamo. Ehi, buongiorno. Vai, magari lo troviamo per davvero. Nah, non ci spero neanche in realtà. Onestamente, non ci spero. Altre bombe. Wow. Pensavo di averla evitata. Che poi non capisco se siamo davvero dentro lo stomaco di qualche pescione gigante o no. No, non abbiamo saltato nulla, insomma, come al solito. Vai piano, che questi danno un sacco di punti. Ecco qua, al centro. Questo. Sinistra. Lo sapevo. Destra. No, sinistra. E siamo arrivati alla fine. No. Cavolo. Ok. Siamo arrivati sul fondo. Per le mucche sacre, ci siete riusciti? Tu come fai a essere già qua col tuo specchio magico invece? Certo che sì. Siamo uomini veri. Ovviamente. D'accordo. Questo è il vostro premio. La moneta? Con quei baffi siete poco credibili.